Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ho visto il secondo episodio di The Penguin e ho delle cose da dire, quindi vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Che sensazione di déjà vu! Vi avverto che, mio malgrado, assolutamente contro la mia volontà, per parlare di questa serie devo iniziare a fare un po' di spoiler. Quindi, se vi state mettendo da parte gli episodi di The Penguin per guardarveli in un freddo sabato pomeriggio d'autunno, spegnete questo video e guardate altro. Se invece, come me, state seguendo la messa in onda settimanale, seguitemi perché questo secondo episodio non mi ha particolarmente convinto. Nell'episodio 1 di The Penguin abbiamo visto il personaggio di Oz, il personaggio principale, fare una grossa cazzata, cioè uccidere Alberto Falcone, figlio di Carmine Falcone, mega boss della mafia, morto, ammazzato alla fine del film The Batman, di partita che ha lasciato un vuoto di potere nello scacchiere malavitoso di Gotham City. Alberto era l'erede designato per guidare la famiglia Falcone verso il futuro, ma ad Oz gli è girato il cazzo e l'ha ucciso. Ed ecco entrare in scena Sofia Falcone, sorella di Alberto, figlia di Carmine, presunta serial killer rilasciata dal manicomio di Arkham, legatissima al fratello che, non trovandolo più, sente puzza di cadavere e inizia a sospettare proprio di Oz. Alberto, prima di schiattare, ha parlato a Oz, detto il pinguino, di un grosso carico di drop, cioè la droga più in voga a Gotham City, talmente imponente da poter garantire ai Falcone il monopolio sullo spaccio. E Oz cosa fa? Dopo aver ammazzato Alberto, si vende questa informazione ai Maroni, cioè la famiglia nemica dei Falcone. Il piano di Oz è abbastanza semplice: scatenare una guerra tra le famiglie Maroni e Falcone, aspettare che si faccia fuori a vicenda per poi prendere il potere danzando sui loro cadaveri ancora caldi. Il problema è la scheggia impazzita Sofia Falcone, che oltre ad essere pazza per davvero è ossessionata dal ritrovare il fratello Alberto. Sofia è talmente sicura che Oz sia in qualche modo coinvolto con la scomparsa di suo fratello che lo fa sequestrare e torturare per farlo confessare. Ma proprio mentre gli scagnozzi di Sofia stanno torturando Oz, un'auto si schianta contro l'ingresso della mega magione della famiglia Falcone, un'auto guidata da nessuno. Davvero, c'è letteralmente un mattone sull'acceleratore. Vabbè, particolare che non mi ha del tutto convinto, ma andiamo avanti. Nel portabagagli di quest'auto c'è il cadavere di Alberto Falcone, con un mignolo mozzato e un messaggio: payback, cioè vendetta. Oz, con l'aiuto del suo insopportabile minion Victor, ha inscenato questo colpo di scena nell'esatto momento in cui lo stavano torturando. Wow, che culo. Da una parte ovviamente per salvarsi la pelle, da un'altra parte per tirarsi fuori dalla lista dei sospettati della morte di Alberto Falcone e far ricadere la colpa sulla famiglia Maroni. Durante il primo episodio Oz, detto il pinguino, ha anche il tempo di fare visita a sua madre e raccontare un paio di aneddoti della sua vita che dovrebbero fare da metafora al tema della serie. Cioè, se vuoi il potere te lo devi prendere con tutti i mezzi necessari, senza curarti minimamente degli effetti collaterali. Criticità di questo primo episodio? Principalmente due: il minion Victor, insopportabile, che, come ho già detto nel video precedente dedicato al pinguino, serve solo a mostrarci il lato umano di Oz. Ma io mi chiedo, ci serve il lato umano di Oz? No, per me non serve assolutamente a niente. In più, io mi dovrei ingoiare senza fare domande il fatto che il minion Victor sia stato in grado da solo di indirizzare un'auto guidata da nessuno con un mattone sull'acceleratore verso l'ingresso della magione della più potente famiglia mafiosa di Gotham City, completamente indisturbato. Vabbè, dai, insomma, diciamo che sono criticità accettabili in un primo episodio e andiamo avanti, passiamo al secondo, che è la fotocopia del primo. Impressionante, stesse dinamiche, stessi plot point, stesso finale. In questo secondo episodio Oz, detto il pinguino, perfeziona il suo piano di vendere alla famiglia Maroni il carico di drop destinato alla famiglia Falcone. Oz partecipa attivamente alla missione per recuperare il carico, missione che viene attaccata dagli scagnozzi di Maroni
Maroni e Oz riesce a uscirne da vittima, capace così di tenere in piedi il suo doppio gioco. Ma c'è un problema: Sofia Falcone riesce a sequestrare uno degli scagnozzi di Maroni, che ha partecipato alla retata per rubare il carico di drop, quindi che sa della soffiata del pinguino. Scagnozzo di Maroni convenientemente sedato da una potente dose di morfina, quindi non è al momento capace di intendere, di volere, ma soprattutto di parlare, e quindi di sputtanare Oz. E Sofia, questo scagnozzo di Maroni mezzo rincoglionito, lo nasconde nella cantina della Magione dei Falcone senza dire niente a nessuno, perché attenzione, Sofia attualmente non ha potere nella famiglia Falcone. Il posto di Carmine infatti è stato preso da Luca Falcone, che se non ho capito male è un cugino di Sofia. In più ci sono un paio di figure importanti come Johnny Vitti e Milo Grappa. Quindi Sofia sta facendo un po' il cazzo che le pare, un po' troppo indisturbata secondo me. Oz scopre che Sofia ha in mano questo scagnozzo dei Maroni, perché glielo dicono i Maroni, e con il suo fedele e insopportabile minion Victor architetta un intricato piano per evitare che questo scagnozzo dei Maroni lo sputtani con i Falcone. Il piano è il seguente, seguitemi perché non è banale. Oz deve trovare lo scagnozzo dei Maroni, ci deve rimanere da solo e dirgli che quando Sofia gli chiederà chi è che la sta tradendo dall'interno, lui dovrà fare il nome di Johnny Vitti. Nel frattempo il minion Victor dovrà nascondere nell'auto di Johnny Vitti dei gioielli che appartenevano ad Alberto Falcone quando parte la sigla di Beautiful, come prova schiacciante del fatto che Vitti sia anche complice della morte di Alberto. All in. Ma il Minion Victor, perché è una testa di cazzo, fallisce la sua missione, perché, diciamolo, è un inutile Minion. Quindi Oz deve improvvisare. Per una serie di casualità che mi hanno ricordato un po' troppo Trap di Shyamalan, e se seguite il canale potete immaginare che non è stato un bel ricordo, Oz riesce a rimanere da solo con lo scagnozzo dei Maroni, che si risveglia proprio in quel momento. Wow, che colpo di fortuna! E lo ammazza, proprio lo squarta con un coltello. The Falcones trovano il cadavere e chiudono tutti dentro la Magione. Perquisizione a tappeto per trovare il coltello che ha ucciso lo scagnozzo dei Maroni. Coltello che Oz, in un momento di confusione provocato da lui stesso, è riuscito a nascondere nella tasca di uno scagnozzo di Sofia. Vabbè. Scagnozzo di Sofia che, trovato in possesso di questo coltello, viene freddato all'istante, perché per quale motivo farsi delle domande? C'è il coltello e lui è al 100%. E quindi Oz anche in questo episodio riesce a farla franca. Stessa identica dinamica del primo episodio. Nell'episodio 1 Oz doveva tirarsi fuori dal sospetto di essere coinvolto nella morte di Alberto Falcone. In questo episodio deve tirarsi fuori dal sospetto di essere colui che ha tradito i Falcone, vendendo l'informazione del carico di drop ai Maroni, e riesce sempre a tirarsi fuori da queste situazioni grazie al suo McGuffin, cioè il Minion Victor, e grazie anche al fatto che tutte le persone che fino a un attimo prima sospettano di lui cambiano idea con una semplicità ed una velocità quasi imbarazzante. Passano da presunto colpevole a sicuro innocente, così in un fotogramma. Ma insomma, anche in questo secondo episodio abbiamo la scena con la mamma, perché la mamma è sempre la mamma. E anche in questo secondo episodio ci sono due o tre aneddoti sulla vita di Oz, che di nuovo sono la metafora di cosa bisogna fare nella vita per acquisire potere a tutti i costi. Diciamo che questo è un episodio 1.2, un episodio 1.5. Nel senso, la storia non si è mossa granché e le dinamiche narrative tra i due episodi sono troppo sovrapponibili per poter dire bravi ragazzi, continuate così. Inizio a temere che questa scalata di Oz, detto il pinguino, verrà caratterizzata episodio dopo episodio da dinamiche troppo simili tra loro. Cioè Oz che viene sospettato di fare il doppio gioco, Oz deve trovare il modo di togliersi quel sospetto di dosso e ci riesce grazie ad un mix tra il suo essere una bestia feroce, un po' troppa fortuna, l'inutile minion Victor e il fatto che ha a che fare con gente che cambia opinione su di lui in un battito di ciglia. E poi davvero fatemi fuori questo ragazzino, perché ogni volta
volta che io lo vedo in una scena mi viene voglia di mettere in pausa e giocare a Brawl Stars. Buttiamo via tutto di questo secondo episodio? Narrativamente sì, però ovviamente salviamo lui, salviamo Oz, il pinguino, Colin Farrell, chiamatelo come volete, questa creatura a dir poco magnetica. Ci sono un paio di scene in questo secondo episodio, tipo quella in cui Oz uccide lo scagnozzo di Maroni, oppure quella in cui cazzia l'inutile Minion Victor perché ha fallito la missione dei gioielli, che mettono davvero una strizza disumana. Oz è impressionante, fa proprio paura. Però mi chiedo quanto può durare questo effetto wow attorno al personaggio se non viene inserito in un contesto narrativo forte, dinamico e creativo. Lo scopriremo settimana dopo settimana. E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta di un bicchiere d'acqua col limone e non fermatevi alla prima.